Ciao ragazzi, sono Sunice e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo ritornati in un nuovissimo video di magia. Oggi vi insegnerò una magia veramente facile che ho scoperto tipo 3 giorni fa, una cosa del genere, che usa una tecnica che hanno, diciamo, solo le carte, queste di qua, diciamo, le carte normali, che è veramente una cosa abbastanza triggerante. Però comunque con questa cosa che hanno le carte si può creare veramente questa magia che è una delle magie forse più belle, più facili da fare a qualche spettatore. Oggi ve la insegnerò, mi raccomando, quindi lasciate un like per questo video di magia. Ci vediamo alla dimostrazione. Ricordatevi di iscrivervi al canale, ovviamente, e seguite tutto passo passo, perché non sembra abbastanza facile, però comunque dovete seguire veramente le regole, cosa vi dico io, perché se sbagliate siete, diciamo, un po' fregati, cioè non vi viene la magia. Quindi ci vediamo alla dimostrazione. Ok ragazzi, eccoci qui per la dimostrazione. Allora, per questa magia ci serve sempre un mazzo di carte, dove dovremmo prendere alcune carte. Per esempio questa la possiamo prendere, questa pure. Prendiamo tipo delle carte in giro per il mazzo, vediamo quale possiamo prendere. Per esempio, prendiamo anche questo 3 qua, va bene. Prendiamo anche altre carte anche più diverse. Per esempio, possiamo prendere anche, ma sì, prendiamo il 5 di fiori che ci piace, prendiamo anche il 7 di fiori, prendiamo anche, cosa possiamo prendere per esempio? Possiamo prendere anche, ma non so, in verità, anche il 6 di fiori, vabbè, 5, 7, 6, va bene, anche l'asso di cuori, prendiamo anche il 6 di cuori e prendiamo come ultima carta, facciamo il 7 di picche. Ok, con queste carte in pratica la cosa che dobbiamo fare è, seguitemi bene bene perché non è semplice. Allora, abbiamo preso quindi queste carte che sono veramente delle carte prese a caso, come state vedendo. Abbiamo 6 di fiori, ops. Abbiamo il 6 di fiori, il 7, il 5, se volete possiamo anche toglierlo, cioè non è che importa tantissimo. Abbiamo anche il 3 di picche, abbiamo il 7 di quadri, abbiamo il 3 di fiori. Ok, con queste carte adesso vi faccio vedere cosa dovete fare. In pratica c'è sempre il vostro spettatore, in questo caso immaginario, e quindi prendete queste carte, gli dite che sono tutte diverse, come vedete ci sono un po' di carte di fiori, casomai facciamo che tipo togliamo il 5, così tanto per non essere, diciamo, troppo pieni di carte di fiori. Prendiamo quindi queste carte, le facciamo mescolare oppure le mescoliamo noi come volete, facciamo così un miscuglio normalissimo. E poi dite che lo spettatore deve scegliere una carta tra queste. Può scegliere quella che vuole, noi non la dobbiamo vedere, mi raccomando. Cioè, io in questo momento la vedo, però comunque tranquilli, perché anche se non la vedo, lo stesso viene la magia. Per esempio, facciamo prendere una carta, lui sceglie questa. E è molto facile perché lui vede questa carta. Per esempio, stavolta mi giro, così non la vedo neanche io. Spero la state vedendo. Ok, la giro. Spero si sia vista perché onestamente ero girato. E quindi, presa questa carta, la facciamo mettere in mezzo al mazzo oppure sopra, sotto, come volete. Mettiamola tipo qua in mezzo. E adesso mescoliamo di nuovo. Facciamo fare tutto allo spettatore, così magari è un po' meglio. Tanto deve venire lo stesso. E mi raccomando, fate anche spezzare il mazzo ogni tanto perché può sembrare più illusivo così. Tanto quello che succederà dopo è una cosa veramente strana che voi sicuramente rimarrete a bocca aperta. Comunque, facciamo tagliare tipo da qualche parte, facciamo tipo una cosa del genere, sì, dai, un paio di tagli così. E adesso possiamo eseguire il trucco vero e proprio. Ora, soltanto guardando le carte, io mi accorgerò qual è la carta che ho scelto. Per esempio, c'è il 7 di quadri, l'asso di cuori, il 7 di fiori. Questo che è il 3 di picche, il 7 di picche, il 3 di fiori, il 6 di fiori e come ultima carta il 6 di cuori. Adesso io soltanto guardando le carte posso dirvi che la carta scelta dal nostro spettatore, che in verità che neanche io ho visto, è il 3 di fiori. Era questa, proprio sì. Ok ragazzi, eccoci qui per il tutorial. Come avete visto, la carta l'abbiamo indovinata, vi giuro che stavolta non l'ho vista veramente, ed è veramente una cosa veramente semplicissima che adesso vi faccio vedere. È veramente molto molto semplice questa magia. Usa una tecnica se non sbaglio si chiama One Way, perché adesso vi vengo a spiegare. Mischiamo un poco perché queste carte sono diventate così brutte, cioè sono già diventate inusabili, diciamo. Mischiamo un poco e vi faccio vedere la tecnica. Facciamo che va bene così. Allora, come abbiate visto, abbiamo iniziato scegliendo delle carte.
Questo è un passaggio molto importante, soprattutto, non difficile ma importante. Dovete scegliere delle carte che hanno questa cosa. Per esempio, ve ne prendo alcune per farvi vedere questa cosa. Prendiamo il 6, prendiamo il 3 di picche, prendiamo questo di qua e questa di qua, per esempio. Vi faccio vedere una cosa. Rispetto tipo al 4, fai finta al 10 o anche aspetta, vediamo qua se quale carta può essere, ovviamente anche alle figure e anche al... come si chiama il 9 per esempio, c'hanno una cosa in particolare delle carte. Come vedete, prendiamo tipo il 6 che è molto più semplice. Come vedete, il 6 di cuori ha una particolarità. Per esempio, le carte da gioco devono essere sempre, diciamo, visibili. Se io metto il pollice in mezzo, come vedete, se io guardo da qua, si vede il 6 con i cuori, giusto? Però se io giro, si vede lo stesso il 6 con i cuori. Però se io tolgo il pollice, come vedete, da sopra si vede tipo la punta del cuore verso sopra. Se io giro, però, non c'è più la punta, c'è diciamo la parte sopra del cuore. E questo è il trucco di magia vero e proprio. Si chiama One Way perché dovrebbe essere unico senso, cosa del genere, un senso, non lo so spiegare, diciamo benissimo, però comunque è veramente semplice. In pratica dobbiamo guardare dove va il simbolo del cuore. Per esempio, io la chiamo la punta del cuore, la metto sempre, di solito la metto sempre in giù, in su, lo stesso, comunque non cambia niente. L'unica cosa che tutte le carte, anche quelle di picche, devono avere la punta verso sopra. Per esempio, io metto il 6, poi metto il 3 così, il 6 lo metto pure così, e quello di fiori, facciamo che la punta è questa di qua, il primo pallino, deve essere sempre sopra. Quindi in pratica noi facciamo questa cosa perché, come vedete, il 9 di cuori non è, cioè non cambia niente. Se lo giro così è uguale, se lo giro così è pure uguale. Anche il 10, se volete anche il 4 di fiori. Scusate, se metti il 4 di cuori così, si vede così da questa parte e così da questa parte, quindi non cambia niente. Ed è questo comunque il trucco, la specie di cosa che usa questo trucco per riuscire. Adesso noi ovviamente dobbiamo creare un po' di cose là per fare, diciamo, come si chiama, non mi viene il termine, comunque dobbiamo creare quella cosa che non mi viene il termine, scusate, per prendere un paio di carte. Per esempio, noi diciamo, dobbiamo prendere alcune carte, ne prendiamo a caso, in verità noi dobbiamo prendere le carte che hanno questa funzionalità. Per esempio, il 7 di quadri si può usare pure, anche perché tipo noi dobbiamo mettere che la punta è verso l'alto, così la punta è verso il basso, perché qua non c'è. E quindi si può usare questo, si può usare anche l'altro 7, questo si può usare, questo pure. L'asso di cuori è veramente il top, perché oltre ad essere la mia carta preferita, è anche una carta che si può fare questa cosa, perché come vedete qua c'è la punta e qua non c'è più. Quindi possiamo usare l'asso di cuori per cambiare un poco anche il 5, possiamo usare anche il 3, però non di quadri, possiamo usarlo di dove è andato a finire l'altro 3, questo di cuori possiamo usare. Dov'è l'altra carta? Possiamo usare anche questo e facciamo che prendiamo solo l'ultimo, anche l'asso di fiori si può usare. Come avete visto, quindi l'unica cosa che dovete fare è prendere le carte e metterle già in ordine. Cioè, nel senso, se voi girate le carte, ovviamente vanno automaticamente in ordine. Per esempio, se io metto tipo l'asso di fiori con la punta verso l'alto, tutte, le altre carte devono essere con la punta verso l'alto. Questa cosa è abbastanza difficile da fare, però noi facciamo tipo che diciamo una cosa. Allo spettatore diciamo, come vedete abbiamo preso queste carte, abbiamo preso l'asso di fiori con la punta verso l'alto, il 3 di cuori con la punta verso l'alto, eccetera eccetera. Dobbiamo ricordarci che se qualcuno ha la punta verso il basso, dobbiamo girarla noi, tipo per esempio diciamo, e abbiamo preso anche il 5, lo giriamo per far capire che in verità stiamo soltanto distribuendo le carte, ma in verità dobbiamo girarle. Per esempio abbiamo preso l'asso, abbiamo preso il 5 di fiori che dobbiamo girarlo, eccetera eccetera. Comunque avete capito. Poi in pratica la cosa è molto semplice perché dovete fare, abbiamo tutte le carte per esempio con la punta verso l'alto come vedete, e dobbiamo soltanto mischiare, tanto non si fa nessun niente, cioè non avviene niente se mischiamo, però mi raccomando non fategli girare il mazzo, sennò potrebbe non venire la magia, anzi al sicuro al 90% non vi viene. Comunque mischiamo, potete fare quanti mischiaggi possibili se si può dire. E quindi facciamo prendere una carta allo spettatore, prende questa di qua, per esempio. La mossa più importante della magia avviene ora, perché mentre
gli diamo la carta, cioè mentre si sceglie la carta ci facciamo ridare il mazzo, per esempio lui ci dà il mazzo, lo prendiamo e lo giriamo. È la mossa più importante della magia perché facendo questo adesso le punte, come vedete, sono tutte verso il basso, mentre quella che ha preso lui è sempre verso l'alto, come vedete, perché ce la dà così lui la carta. Noi quindi giriamo, ci facciamo ridare la carta, sempre ovviamente con la punta verso l'alto, la mettiamo tipo qua stavolta e facciamo quante mischiaggi possibili, mescoliamo e vediamo di, diciamo, farne assai, così magari lo spettatore pensa che la carta si stia veramente mischiando veramente bene, soprattutto perché possiamo anche tagliare, ovviamente. Tagliare è importante anche se non cambia niente, vi ricordo. E quindi in questo caso adesso abbiamo tutte le carte con la punta verso il basso, mentre una, il 3 di cuori, quella che ha scelto lo spettatore, che noi ovviamente non abbiamo visto, è con la punta verso l'alto. Se vedete il 5 è verso il basso, questo 5 pure verso il basso, il 7 pure, questo pure, questo pure, questo pure. E attenzione perché il 3 non è così, e quindi noi guardiamo che il 3 è verso l'alto e ci mettiamo il 3 in mente. Se ci sono altre carte con la punta verso l'alto, vuol dire che qualcosa è andato male, però come vedete questo è il basso, questo è basso e questo è basso. E niente ragazzi, questa era la magia, poi ovviamente prendiamo il 3 e diciamo io penso che la tua carta sia questa, e lo spettatore dice ma come hai fatto? Cioè è impossibile questa cosa. E infatti questa è la magia. E questa magia di solito funziona abbastanza al 99%, se proprio lo spettatore non è proprio, cioè non usa le carte, diciamo, capisce che c'è questa cosa. Se in quel caso è un mago anche lui, comunque è difficile farlo impressionare. Comunque ragazzi, questa magia può finire qua, mi raccomando, se vi è piaciuta lasciate un like e supportate questa serie della magia perché è veramente molto molto bella. E ditemi quali altre magie posso fare, quale volete, io me ne insegno un sacco ogni giorno, quindi ditemi quale volete. E ringrazio Jack Nobile per avermi insegnato questo trucco perché ovviamente l'unico dove prendo sempre le magie è lui. E niente, questo video finisce qua, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate like, io vi saluto, ciao ragazzi.